Siamo a Villa Breme di Balzo, anche detta Gualdoni Forno, più conosciuta così a livello locale. Una storia antica, si parte da un torrione medievale dal lato nord, sulla via, e poi il marchese Archinto, a fine 600, comincia a sviluppare la costruzione da questa parte, sempre sulla strada. In seguito, nel 700, il conte Clerici fanno sviluppare la parte settecentesca, il corpo padronale, e poi la serra, vedremo. Nel 1808 il ministro degli interni Ludovico Giuseppe di Breme l'acquista dalla contessa Antonia Clerici per 111.000 lire napoleoniche, che erano circa 16 chili d'oro. E fa fare, noi pensiamo all'architetto imperiale Luigi Canonica, un abbellimento, una rifinitura neoclassica, come adesso possiamo vedere. Nel 1827 il ministro marchese muore, il nipote Ferdinando, che si sposò a Balzo nel 1825, vende a vari proprietari, si susseguono fino al 1907. Che la compra Gualdoni. Gualdoni era un costruttore edile e la trasforma completamente. Da villa di delizia di campagna diviene un condominio. Si passa dai 30 ai 50 vani, viene aperto anche il terzo piano, che prima era una soffitta. Infine, nel 1927 compra il forno e poi nel 1997 passa al comune che dopo 5 anni viene riaperta con ampia ristrutturazione e rifatto. Ecco, siamo al lato sud. Questa parte dell'edificio era una serra o citroniera o orangerie in francese. Ecco, vediamo questi archi, vedete? Questi erano, non erano mura, erano delle finestre, ampi finestroni, perché dietro c'era appunto la serra con gli agrumi e le varie piante esotiche. Sopra invece c'era la biblioteca, una galleria dove appunto il marchese aveva tutti i suoi libri e la scrivania. E poi a sud c'era questo parco che fece fare appunto il ministro nel 1808. Noi supponiamo da Ercole Siva perché era suo cugino, quindi un parco all'inglese, molto più ampio di quello che era adesso, era almeno 3 volte più ampio verso sud, con una anche entrata, un viale alberato, fino all'autostrada dove è adesso. Siamo al lato sud, sempre la parte artistica più interessante è il timpano neoclassico, come potete vedere in alto, poi lo stemma della casata, Arborio Cattinara Bremis in latino, quindi ABC, le lettere, in ramo di quercia, è un simbolo napoleonico logicamente, perché i titoli nobiliari erano aboliti, non si poteva mettere lo stemma del casato dei di Breme. Al lato sud, da questa parte, poi c'era l'entrata con un vialone alberato fino all'autostrada. Siamo nel lato est, vedete la facciata neoclassica con le finestre rifinite a tempietto. Sopra c'erano le camere da letto nobiliari, letto a baldacchino, mentre sotto c'è il salone d'onore, il salotto delle nobili donne e per gli uomini il biliardo. Mentre il giardino, qui è un giardino molto antico, già nelle mappe catastali di Teresa d'Austria c'era, era però un giardino all'italiana con geometrie di vialetti. Dopo pranzo, dopo cena, i nobili uscivano, prendevano il caffè e i liquori da questa parte. E alcune volte sul balconcino c'erano anche orchestre,
oppure il poeta che declamava lode per la nobildonna in visita di turno. Ricordiamo che qui venne addirittura la vice regina Maria Augusta di Baviera, moglie di Eugène de Beauharnais. Ed ecco qui il ministro di Breme. Questo è un quadro, una riproduzione di Andrea Appiani, appunto, che è al Museo del Risorgimento a Milano, nella sua bellissima veste di funzionario imperiale. Infatti a destra in alto si vede anche il busto di Napoleone. Il ministro di Breme rimase in carica dal 1806 al 1809, poi un carico di lavoro, di responsabilità veramente importantissimo, perché le sue competenze erano notevoli. Tra l'altro poi Eugène de Beauharnais e il ministro della guerra erano sempre via e lui doveva reggere veramente il Regno d'Italia. Ricordiamo la pubblica istruzione, fondò addirittura il Conservatorio di Milano, ma l'opera più importante è nel campo della sanità: 270.000 vaccinazioni contro il vaiolo fece fare, il suo direttore era il dottore Luigi Sacco, che ancora ricordiamo.